Smart Care. Salute sostenibile per il futuro. Milioni di persone soffrono di dolori muscolari o alle articolazioni che possono diventare insopportabili. È il caso di Esperanza Bass, in malattia a causa di ricorrenti problemi alla schiena. Qui nella sua Alicante, in Spagna, partecipa però a un progetto mirato a permettere ai pazienti un più rapido ritorno al lavoro. Esperanza, i suoi dolori alla schiena, come sono iniziati? Tutto è iniziato almeno 15 anni fa, quando ho cominciato a lavorare. Ho sempre lavorato nel settore dell'alimentazione, sono macellaia. Per la salute il mio è quindi sempre stato un mestiere a rischio. Pesi da sollevare, la stessa posizione da mantenere per ore ed ore. Si tratta di un problema molto serio. Perché se si ha una contrattura, un'ernia al disco o altro, si rischia di finire completamente annullati. Esperanza non è la sola ad avere questo genere di problemi ad articolazioni, muscoli, nervi e tendini. Vediamo insieme le statistiche. Se si guarda l'Europa nel suo insieme, ai disordini muscoloscheletrici sono imputabili il 27% degli anni vissuti in condizione di disabilità. I rispettivi costi per l'economia sono stimati in 240 miliardi di euro all'anno. Costi sociali che possono essere abbattuti se si prescrive per tempo una cura adeguata. In questo ospedale di Alicante, un progetto fornisce ai pazienti consulenze specialistiche non appena vanno in malattia e smettono di lavorare. Gli ispettori del lavoro ci mandano una lista di tutto il personale che la settimana precedente è andato in malattia per problemi muscoloscheletrici. Io a quel punto faccio una scrematura per trovare chi veramente soffre di questi problemi e potrebbe quindi trarre beneficio da un nostro intervento. Li chiamiamo e se accettano li convochiamo per una visita. Il progetto, oggi coordinato ad Alicante dal dottor Bernal, ha mosso i suoi primi passi a Madrid. Siamo qui nella capitale spagnola per incontrare il dottor Juan Jover, un grande sostenitore delle cure precoci e del concetto che prevenire è meglio che curare. È molto importante che si intervenga al più presto. Abbiamo constatato che se si riesce a far iniziare la terapia ai pazienti nella prima settimana in cui sono assenti dal lavoro, i risultati sono decisamente migliori di quelli che si otterrebbero se si iniziasse, per esempio, dopo 15 giorni. Se intervenire al più presto consente quindi di risparmiare soldi e dolori, perché non è una pratica più diffusa? Il problema è per esempio che la questione dell'inabilità al lavoro coinvolge molte persone e molte istituzioni, riguarda il sistema sanitario, le imprese, i lavoratori, la previdenza sociale. Si deve quindi interagire con una serie di soggetti che tra loro non operano in maniera coordinata, ma lavorano ciascuno per conto suo. L'assenza per malattia è un problema molto serio che tocca profondamente i lavoratori. Se non si interviene subito, si rischia infatti che degeneri in validità permanente e che alla fine non si torni più a lavorare. Torniamo ad Alicante. Durante le visite ai suoi pazienti, il dottor Bernal suggerisce loro le posture corrette da adottare per il lavoro e il riposo. Ed è così che Esperanza impara come evitare i dolori alla schiena che la tormentavano. Mi ha fatto molto riflettere e questo mi cambierà la vita. A dire il vero, me la sta già cambiando. Sto frequentando dei corsi di Pilates, di nuoto e soprattutto sto lavorando per rafforzare la schiena e così non avere più quei dolori. Dopo qualche settimana di malattia, Esperanza è ora tornata al lavoro. Una sensibile riduzione di dolori e costi sociali che il progetto di Alicante sta provando a generalizzare. Smart Care. In collaborazione con AMFI.